Vorrei con questo video rispondere a quel simpatico ragazzo che ha messo su YouTube un altro video in cui difende l'imitazione di Misseri da parte di Checco Zalone e non scordiamo che c'è anche Claudio Bisio come, fra virgolette, complice di questo spettacolo, sempre fra virgolette però. Lui parla di critiche negative che non hanno senso, di trovata geniale, e dice che i detrattori di questo spettacolo non sanno cosa sia il sublime, addirittura usa la parola sublime e tira in ballo persino Nietzsche. Io adesso non so bene cosa c'entra il filosofo tedesco con la faccenda di una satira di cattivo gusto, forse lui allude alla teoria della non morale, per la quale l'unica morale possibile è la non morale, mentre la compassione è la morale del debole, ossia dello schiavo. Ma lasciamo perdere, non voglio neanche stare a commentare la cosa. Allora, caro il mio ragazzo, ti spiego io cosa è successo. Il 26 agosto del 2010, una ragazzina di 15 anni, Sara Scazzi, è stata uccisa. Inizialmente l'indagato era lo zio Michele Misseri, che poi ha ritrattato diverse volte, fino a che al momento attuale delle cose gli indagati principali sono la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri. Questa è una squallida vicenda probabilmente di invidie e rancori mai completamente sepolti. Le accuse sono di omicidio volontario, sequestro di persona e soppressione di cadavere. Ti voglio leggere una lettera che mi hanno recentemente pubblicato su un quotidiano, tanto per farti capire il mio punto di vista. Una tragedia del degrado e dell'ignoranza, di rancori e di invidia mai sopiti, si è lentamente trasformata in un circo che si dipana tra interviste e talk show. Voglio ricordarti che Misseri è stato invitato a Matrix e ai tempi mi pare fosse agli arresti domiciliari, dove i peggiori parassiti, tra i quali troviamo l'immancabile Corona, ma non l'artista Mauro, bensì il gossiparo di professione Fabrizio, vi si sono tuffati avidamente. E della vittima quasi più viene menzionata la tragedia, il dolore della madre, finché arrivano questi due comici, o presunti tali, che portano in scena l'ennesima parodia. Quindi, io ora concludo dicendo, tu sei un ragazzo giovane, probabilmente fai ancora del cinismo il tuo cavallo di battaglia e te ne vieni fuori con queste citazioni dotte del tipo scriptu senso o ti rimballo anche Nietzsche. Ma guarda, spero che crescendo tu ti renderai conto di una cosa, che quello che non ha capito un cazzo qui sei tu. Ti saluto.